Ciao bambini, ciao bambine, sono Alessia, lavoro alla biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino. Vi voglio presentare un libro della bibliografia che mi è piaciuto moltissimo. È un libro che parla di amore, di amicizia, ma soprattutto di un tema un pochino triste, che è la morte. Il titolo del libro è I tre funerali del mio cane di Guillaume Garot, Bianco e Nero Edizioni. Ed è la storia scritta in prima persona di un ragazzino di nome Nemo e del suo cane di nome Babino. Purtroppo Babino muore in un bruttissimo incidente e Nemo è molto, molto triste perché per lui Babino non è un semplice cane, ma è un vero e proprio amico. E quindi in questo momento difficile lo aiuteranno i suoi amici umani, Nadir, Giulio e Morgana e la sua sorellina Mila. Lo aiuteranno standogli vicino, ma soprattutto lo aiuteranno organizzando il funerale di Babino, perché per lui era un modo per potergli dimostrare quanto bene gli volesse. E durante però questo funerale ne succederanno di tutti i colori, niente andrà come previsto. Vi leggo una piccolissima parte. Siamo partiti a scavare. Senza dire una parola e sollevando la terra con grande energia, per Babino, per nascondere la nostra tristezza. Abbiamo scavato fino a quando la buca ci è arrivata al ginocchio. Nemo, mi ha chiamato mia sorella, non trovo più le mie vecchie bambole, tu sai dove sono? Ma forse sono in garage, c'è un tale casino là dentro. Mi sono appoggiata al tronco dell'albero per riprendere fiato. Il sacco di plastica che conteneva il corpo di Babino riposava all'ombra. L'ho guardato molto a lungo. Poi l'ho sollevato e l'ho appoggiato delicatamente sul fondo della buca. Ma poi... Ah! Un urlo di terrore ha fatto tremare i muri del garage. Mila è uscita dal garage terrorizzata. Che cosa succede? Si è precipitata a chiedere mia madre. Mila ha balbettato indicando il garage. Babino! Ma cavolo, Nemo, non dovevi sotterrare il cane! Ha urlato mio padre. Ma è quello che stiamo facendo! Abbiamo quasi finito! Ma quale sacco hai preso? Il sacco grande, come mi avevi detto tu! Io ti avevo detto... Il sacco grande blu. O non avevo sentito, o forse avevo capito male. Non lo so. Forse è stata la morte di Babino che mi ha confuso. Ma il sacco che avevo portato fuori dal garage non era blu, era verde. Ho tirato fuori il sacco verde dalla buca e l'ho aperto. Ed infatti conteneva solo vestiti e libri. Stavi per seppellire le cose che volevamo regalare ai poveri, ha detto Mila. Poi ha spinto anche le sue bambole dentro il sacco verde e mio padre ha portato il sacco blu in giardino. Nadir è scoppiata a ridere. Ma ve lo immaginate quelli della Croce Rossa quando aprivano il sacco con dentro Babino? Insomma, bambini. Parla di un argomento un pochino triste, ma è anche un libro divertente e gli amici insieme ne combineranno davvero di tutti i colori. Quindi non mi resta che augurarvi buona lettura e a presto. Ciao!